What a tutti i ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Sono un po' perplessa, ragazzi, perché non so effettivamente cosa potrebbe mai succedere d'ora in avanti. Abbiamo visto che Sean ha portato via Daniel, ragazzi, dal luogo dell'incidente. Gli ha mentito, ovviamente, per proteggerlo più che altro. Non gli ha parlato della morte del padre, l'ha portato all'interno di un bosco facendogli credere di stare facendo un campeggio. Non so, ragazzi, sinceramente sono molto perplessa, per cui andiamo a continuare. L'altra volta appunto avevamo seguito il sentiero, adesso stavamo cercando più che altro un riparo per la notte. Sembra che siamo riusciti a trovarlo. Ok, avevamo cercato della legna per accendere il fuoco. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? Direi di sì, ragazzi, dai, cerchiamo di coinvolgerlo il più possibile. Sofia. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. I wanted to do it like a movie. Ah, Sofia, pianino, dai. Bravo. Oh, nice. It's warming up. È importante, ragazzi, accendersi il fuoco, specialmente se la stagione non ti permette di stare fuori di sera senza congelare. Grande cosa. Wow, che bello. Beh, il panorama è spettacolare. Qui c'è della birra, che ovviamente Daniel non potrà bere. Per cui ritorniamo sempre alla solita questione. Ah, c'è una bottiglia d'acqua anche, perfetto, meno male. Perché io per la festa, ragazzi, avevo preso della birra. Ovviamente non è che a un bambino gli si può far bere della birra. Wish we had more. Non so. I know. Me too. I'm ready for dessert. Go ahead. Do you want a piece? No, ragazzi, gliela lasciamo. Sono a posto. I'm good. You eat it. I'm the judge now, not you. So you can't have a piece anyway. Okay. Bene. Figures you try to get revenge, judge. Hey, I want a new trial. Too late. Court closed. So good. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Io vorrei evitare, ragazzi, di essere troppo dura con lui. Cioè, dirgli ieri era ieri, mamma mia, quel tipo, capisci, ci scendi sulla terra. Cerchiamo di stare ai suoi discorsi, quindi direi quel frappè era buonissimo. Oh, dude, that shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. Nostro padre ci aveva dato $40, ragazzi, però i soldi sappiamo bene. Se vengono spesi non è che si rigenerano, quindi sarà un po' problematico il tutto. Fortificazioni, diamogli uno sguardo. No, that's a fort. Good work, little bro. Man, this is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find. Certo, certo. Look, a full moon. Oh. It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Siamo noi, lupi. Dude, we are the wolves. Ow! See? Ow, ow! Oh, dovessimo ow, attirare ow, lupi veri, eh. Ow. È vero che i lupi non attaccano l'essere umano di solito, ma se sono affamati possono essere molto pericolosi. Guardiamo il portafogli, a proposito, visto che stavamo parlando di soldi. We're almost broke. Ecco. How do we eat tomorrow? Bella domanda, Sean, ci stavo già pensando. Wonder if I'll ever go back to school after this.
Difficile a dirsi, eh. Ok, per adesso abbiamo 30 dollari e 30 centesimi. Ok, guardiamo il falò anche. Man, I made a fire tonight. Dad would be proud. Certo. Ok, Daniel ha detto che è stanco, la birra. Nice, Sean. Beers are exactly what we needed for survival. Se l'avessi saputo, ovviamente avrei preso delle bibite. Chiedi come va. You okay, buddy? Yeah, feels good to sit down. Sean, are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. Merda, non è stata colpa sua, effettivamente, cioè è stato quello che si è accanito perché già non li poteva vedere, quindi non è successo niente, non vorrei dirglielo, ma nemmeno gli vorrei dire abbiamo fatto a botte, per cui direi non è stata colpa tua. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? That's weird. Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. It happens. Non so se ci crederà fino in fondo e per sempre, Daniel's a ragazzi. zombie. We gotta get to sleep. Già, direi che è ora di andare a dormire. You look tired. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. Beh, almeno siamo vicino al fuoco, ragazzi, non congeleremo perlomeno. In più abbiamo anche la coperta, quindi. I think we earned some serious rest. I could sleep forever. Not on this ground. Ugh. Better than freezing out there, right? Way better. Now we have a real fire. And a secure base. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Yeah, you're like a real wilderness expert. That's cool. D'altro è Bear Grylls. Why won't stay open, Sean? Dai, dormi su. Sleep tight, bro. Dio. Continuo, ragazzi, a rimanere perplessa, ma non in maniera negativa, ma cioè chiedendomi che faremo adesso. Cioè, provo ad immaginarmi io nella situazione reale, capite? E mi sento totalmente persa. Che succede? Daniel? Hey, bro, wake up! Sean? What happened? Where's Dad? It's okay. You just had a bad dream. That's all. Sean? Where are we? Right here, in the park. Remember our amazing fire? Yeah? Are we okay? You fortified our base, so we're perfect. I did. You're right. Go back to sleep. You need your rest. But I might have another scary dream. You won't. Die. I'm here. Just close your eyes. Thanks, Sean. I'm glad you're here. Good night, Dana. La verità, ragazzi, prima o poi viene a galla, quindi in qualche modo verrà a sapere cosa è successo. Non so se si arrabbierà con noi sul fatto di avergli mentito, però Sean, come dicevo la volta scorsa,
fatto per proteggerlo, ragazzi, è ovvio. Cioè, come biasimarlo, no? Look, croce a primo it's poi. Easier now. We're going downhill. You just gotta keep walking. Yeah, that's better. Hey, maybe we'll find a milkshake shop. Ah, yes. The Forest Secret Milkshake Factory. Keep dreaming, dude. Let's walk a little more. Okay. There'll be a rest stop or something where we can buy food. I'm sure of it. Vediamo un po', ragazzi, chissà che c'è. Remember that time? Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like us, so he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. But you said to get out of your room. Mi dispiace. I'm sorry, Inanno. I should have listened. You did stand up for me. With Brett. For a change. Yeah. Well, he had it coming. Yeah. I kind of wish you weren't so mean. Hey, there's something ahead. Yep. Caffè e gas. Must be the gas station we saw on that sign. Ci siamo, quindi. Nuovo messaggio ricevuto. Oh, oh. No. Qualcuno di voi mi aveva consigliato di leggere i messaggi, ragazzi. Adesso che ero intenzionato a farlo, ovviamente, il telefono è scarico. Porca vacca miseria. Shit, my phone's dead. Awesome. Che ci possiamo fare? I'm so hungry for real food right now. Ci siamo, ragazzi. I hear you. We're gonna get food, water, and plus a map, so we can find the best route. Okay. Alright. Hey. Controlliamo nello zaino. Vabbè, questi soldi sono rimasti ancora gli stessi, $30. Trova qualcosa da mangiare, trova qualcosa da bere e trova una cartina del posto, così appunto non ci perdiamo. Quello che sto pensando, ragazzi, è che se è successo tutto il gran casino, no, di sicuro, ed è finito sul giornale, di sicuro saranno stati dati per dispersi anche loro, perché magari si saranno informati comunque sul padre di Sean e Daniel, capite che vi voglio dire, cioè. I know last night was tough, but tonight will be better. Sì, certo. I swear. Yeah. Quindi, cioè, magari qualcuno potrebbe riconoscerli, capite? Capite quello che vi voglio dire? Dai, muoviti, Dan. Dio, mica possiamo guardare nel bidone della spazzatura, su, via. Ma perché dovremmo chiedere qualcosa a questi? No, manda Dan a fare l'elemosina, ma anche no, dai. Ci penso nemmeno. Last night was so cold. I don't even want to think about ice. It sucks I can't do Halloween at home. It's Dad. Lo so, piccolo, lo so. Ah, ecco, ragazzi, guardiamo un attimo il giornale, vediamo se c'è qualche notizia. Oh, shit, ecco qua. They're still looking for us. Avete visto? Minchia, sembra che c'ho. Sembra che c'ho la palla di cristallo. La polizia sta cercando i sospetti Sean e Daniel Diaz. La sparatoria di Seattle scatena delle proteste. Can't let Daniel know. Not right now. Ho capito, prima o poi lo verrà a sapere, lo scoprirà in qualche modo, non lo so. Non so che dire, raga, vediamo un attimino allora. Poster. Maybe some other time. La questione sì, della chiesa, I'm bla bla on bla. It, Hillbilly. Vediamo un po' lezioni di spagnolo. Nachos and cerveza? You sound like an expert douchebag. Insegno spagnolo a più di 10 anni alle scuole medie. Con me imparerei a ordinare nachos e cerveza come un pro muy pronto. Hey, però che lì se tio. Este tipo es un idiota. Yeah. Grande. Allora, qua possiamo vedere qualcosa. Qua c'è un telefono pubblico. Scaffali pieni di orsi. What the hell? Guarda, Daniel. Kinda creepy, huh? No, I think they're cute. We should have one at home. Dad would love it. No way we're carrying a freaking log around, dude. Okay. Right. No, no, all no. The baby bears. I wonder. Di sicuro sarebbe pesante. Orso incompiuto. Ma perché? Do they make actual money doing this? Chi lo sa? Vediamo. Prima di entrare, ragazzi, appunto, volevo dare uno sguardo qua fuori. Qua dentro cosa c'è? What the? Ci sarà un topo dentro. Something's under that cookie box. Vedi un po'. Ho un uccellino. Ok. Be gentle. Oh, amore.
Be free. Che tenero. Not bad, Sean. Almeno abbiamo fatto una bo... Che cosa c'è, penna? I'm not even sure what kind of bird you are. But I'll keep this. Così a caso, va bene, tanto c'è posto, insomma. Abbiamo posto per una piuma, no? Sì, sì, certo. Allora, guardiamo la taglia. California plates. Maybe they can help us. Ah, ho i miei grossi dubbi, sinceramente, però ecco, li ho fatti volare via. Di dare uno sguardo all'automobile questa. How can someone drive with this mess? A quanto pare. Vabbè, allora parliamo con questi, però non manderò Daniel a fare l'elemosina. Hey. Hi. Uh-oh. Here it comes. Oh, hi there. Siete in vacanza? So, just visiting, or it's way here. Just passing through on our way to Vancouver to check on our new home, all the way from California. Yeah, like everybody else in Vancouver. Oh, mm-hmm. That's cool there. We're from Seattle. That's nice. I just love the weather up here. Yeah, who loves the sun? Can't wait for all that snow. I hate the snow. Non è così male, dai. Oh, that's not that bad. But I don't know about Vancouver. It's lovely according to the books. Oh, jeez. You and your books. We'll see. Vabbè, pensavo, insomma, potesse chiedere tipo un passaggio o roba del genere, però io non gli chiederò qualcosa da mangiare, ragazzi, e quindi direi arrivederci. Aspetta. Sì, arrivederci. Oh, well, we gotta get going. You look busy, so. Have fun. Bye. Take care. Beh, la tipa è stata gentile, ragazzi, però... I want cocoa. Vi ripeto, non mi andava di elemosinare nulla, per cui entriamo, ragazzi, nel negozio e vediamo di comprare qualcosa con i $30 che ci sono avanzati ancora. Hello there. Buongiorno. Oh, hey. Sean, they have Choco Crisp. Ma pensa anche a qualcos'altro, dai. Allora, vediamo un po'. Power Bear. Power Bear in the backwoods. Bear, non beer, tra l'altro. Allora, gioca. No, perché dovrei spendere un dollaro in questo? Il banco? Right. I'll just bust out my platinum card. No, no, Daniel, non cominciare, eh. Deplian, allora. Sorry, dude. You'd had to drag my ass to make me come back here after all this. No tourist is gonna do this shit. Questo è fuori servizio. Qua non ci interessa niente. Allora, no, ruba no, ragazzi. Una bottiglia d'acqua? $4? O ci vedo male? Ma siamo impazziti? Cioè, costa di meno la bibita che l'acqua. Ma scherziamo. Why the fuck not? Preparo dog, due hot dog, $6. Minchia, macchinetta del caffè, qua che altro c'è? Sto tipo, boh, sta un attimo per i fatti suoi, vediamo altre robe, maccheroni al formaggio pure. Cavolo, $4.50, ma che veramente? Watch where you're walking. Tenda. Don't want mud all over my store. Mi sa che tu sei un po' antipatica, o sbaglio? Sacco a pelo. Sono un po' indecisa, ragazzi, eh. Oh, qua c'è un cucciolo, amore. Wait, Daniel's gonna be all over that puppy. Posso accarezzarlo? Oh, amore. È piccolo. Guardalo, Daniel. Basta non strapazzi troppo. Daniel, come check this out. What? What is it? It's a puppy! Super cute! Yeah, super cute. Is this yours? No, just another stray mutt. Aww, he must be sad. What's his name? That's a she. Oh, right. Oh, can we have the puppy? Please? No, scherzi. No. Sorry, man. No way we're taking a dog with us. We need adults to take care of her, not kids. Sì, okay, see? Ma femmino lacida. Sorry about that. Now let's go. Però no, ragazzi, non possiamo, cioè non riusciamo a sfamare noi. Figurati se riusciamo a sfamare un cagnolino. Ah, ok, qua c'è la cartina della zona, ragazzi. Go on. It's actually free. Cool. Ah.
Thanks. It's a real nice map. You'll find lots of great hiking trails around here. Ok, grazie. Non so, ragazzi, che il nostro budget comunque limitato. In ogni caso, allora dire no. Rubare non, no, ragazzi. Io direi di prendere una bottiglia d'acqua. Dopodiché di prendere i maccheroni al formaggio. Jenny will scarf this down. Gli abbiamo speso praticamente $10 più o meno, per cui cioè, vorrei comprare il sacco a pelo, ragazzi, ma mi sa che ci conviene risparmiare per comprare più avanti altra roba da mangiare, direi di pagare. Looks like you're all set to go. Is that it? Yeah. Sì. I think so. Okie dokie. Let's ring you up. And there's the damage. Ok, paga. Here. Thanks much. All right, here's your change. Cool. Thanks. Ok. Mannaggia la pupazza, mannaggia. Vabbè, possiamo parlare con questo tizio? Ma per fare che, scusa? Hey, hi. Sorry about my brother. Oh, don't be. He's awesome. Ah. Se lo dice lei. I know what you're thinking. What the hell is this creep looking at? No. I don't mean... I mean... It's not as weird as it seems, though. These people, they only want to live a normal life. Just... naked. I mean, if they're not harming anyone, who's to say they're wrong? Nessuno. Nobody. Yeah, I agree. Yes, why should we all be the same? Who says so? Never mind. I'm getting carried away. Name's Brody. I'm kind of an online traveling journalist. Sean. Che culo. What's a online traveling journalist? Just a fancy name for someone who drives around in a car, writing about people and stuff. There's a few websites that pay me for these papers since I know how to write. Ah, nice to meet you, man. You traveling with your brother? Già. Yeah, we're on the road, going south. Good for you. The best way to learn is on the road. The earlier, the better. Sì, sì. Well, I'd love to talk and avoid work all day, but I'm already up against the deadline. Sì, 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 mi scusi. Safe travels, dudes. Per il disturbo, è stato un piacere conoscerla. See you around. Arrivederci, grazie. Direi che è il caso di andarsene, ragazzi, prima di... Che no, me ne vado. Basta, andiamo via, Danny. Sennò qua ci facciamo prendere la troppe tentazioni e ci abbiamo pochi soldi. Ecco qua. Hey, look, empty table. Let's grab it and check out this map. Perfetto, sediamoci pure. It's our table now. Yep. Let's see. What do we got here? Is that all we've got? Sorry. This. Better than nothing, right? Quel tipo, ragazzi, mi puzza perché si è visto in uno dei trailer, eh? Si è visto in uno dei trailer e mi sa che diceva una cosa tipo so quello che avete fatto o una roba del genere. Salve, signore. Where are you guys off to now? South, I guess. Right on. Pro tip, don't feed the bears. Assolutamente. Non ci tengo. Whoa, that's a big map. Yeah, hope I can read it. Non ti allontanare. Is this supposed to be Washington? I don't recognize anything. Yeah, me neither. But we have to be somewhere in there. Hey, I know. We're here. There's a gas station. See? Mm-hmm. Nah, no way. We were near Mount Rainier yesterday, but it's miles away now. Let me show you where we are, okay? Yeah, okay. Okay. We slept at the trout trail thing.
Then we walked south for a while. Io, ragazzi, ho il senso dell'orientamento pessimo, per cui cercare di orientarmi sulla mappa. Ok, il monte è qua, e su questo non c'è dubbio. Vabbè, se questo è tipo il sentiero o una roba del genere, allora dovremmo essere qui. We slept at that trout trail thing. Then we walked south for a while. Il nome del sentiero non c'è scritto, per cui... Where can this be? L'unica cosa a sud-ovest, l'unica stazione a sud-ovest è questa. All right. This Forse is it. Forse questa. Are you sure? Yes, it is. It's next to the river we camped by yesterday. Here we are. Okay, so can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far. You want to walk a whole week again? Aww, but it looks cool. Hold on. I'll find where we can go. Hey, kids. Looks like you're out camping. Oh, yeah. Just going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. But maybe you're the ones who need to be watched. Huh? What do you mean? We just... Sure hope you paid for all that. We don't tolerate shoplifters. Sir, we paid for this. And the map was free. Well, let's go inside. You can show us what you bought. No, thanks. We have to go. Nope. You're going inside. Don't make this worse for yourself, kid. Or I will. Allora, direi da escludere assolutamente attacca. Quello che abbiamo l'abbiamo pagato, l'abbiamo comprato. Quindi scappare significherebbe tipo ammettere una colpa che non abbiamo. Per cui direi che ci proveremo a parlare, c'ho i miei dubbi, però. Excuse us, sir. We were just hiking, I swear. Then let's find out if you're telling the truth. Come on. But... We have to get going. Sean? It's okay. Look, our dad is waiting for us. Okay. You can call him from our phone. Now let's go. Don't touch me! Don't do it, boy! Let go! Oh, non toccarlo! Ma che davvero? Questo picchia ragazzini così? Hi. Officer Buell? Hank Stamper. Listen, I caught myself a couple of fugitives you might be interested in. Ecco qua, ci aveva riconosciuti, vabbè, era ovvio. L'avevamo già visto, ragazzi, già lo sapevamo. Don't you worry. Okay, fine. Thank you. What the fuck? Where am I? Dov'è Daniel? Oh, shit. Daniel, no, no, no. Don't do this to me. Police will get those two straightened out. Are you sure about this, Hank? I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, then, well, I'll let you deal with it. Oh, hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't act guilty. How's your stomach? Di merda. Mi hai sequestrato, effettivamente. I'm gonna tell the police you kidnapped me. Nice try. But I know who you are and what you did in Seattle. I saw it in the paper. Maybe I should call ICE to make sure you're a citizen. Fuck you, hillbilly. I'm American. Oh! Watch it, punk. Questo non ti dà il diritto di picchiarmi, però, Che stronzo! Pretty sure the local police will vouch for me over a thug like you. Where's my brother? Wish I knew. Little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him... You think I'd hurt a little boy? Guess you didn't have any second thoughts about leading him out into the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. Io so come prendermi cura di lui, non rompere. If he's lucky, he won't end up like his criminal big brother. Just let me go, please. You're the reason we need to build that wall. You hold tight.
I'm gonna go get your brother. Questa può essere una sorta di denuncia sociale, ragazzi, perché sappiamo bene il rapporto della questione Messico-Stati Uniti, eccetera, eccetera. Vabbè, shit. Direi di cercare di rompere se riusciamo. Non credo. Comunque, ripeto, è criminale, non criminale, quello che vi pare, non gli dà il diritto di alzare le mani su di lui, comunque. Yeah, that's what I thought. No, chiudo. Come caspita dovrei fare, scusate? Daniel must be scared shitless. I can't leave him out there. Madonna, ragazzi, che panico, però, wonder if I could get more light from it. Sì, ma come ci arrivo? È tubo di cartone, vediamo un po'. Non so cosa farci, però. Yes. Okay. That's a little better. E adesso, allora, mensola. Proviamo a dare un calcio, mi cadrà tutta la roba addosso, ma. No! Che ci faccio con questo? Il cartello? Non so, ragazzi, sto interagendo con qualsiasi cosa. Pieno di documenti. Perché dovrei leggere? I don't even want to think of this asshole reading the same magazines as dad. Beh, che cosa gli impedisce di comprare lo stesso giornale? Dai, su, via. I'm sorry, but you married an asshole. Sean! Sean! Daniel? I'm right here! Are you okay? I think so. That old guy chased me into the woods. But I think I lost him. Is he gone? I'm really, really scared. No, so. Hey, Emmanuel. You're doing great. You totally fooled them. Thanks to you, we have a chance of getting out of here. Yeah? Yeah. We gotta hurry, though. He called the cops on us. Think, dude. Okay. There's gotta be a way out of here. There's a window over there. Maybe you can find a way in or something. Fuori sta piovendo pure, tra l'altro, ragazzi. Sì, ma io posso fare qualche altra cosa per cercare di liberarmi. It is. But be careful. It might attract him. La porta hey, sarà chiusa. You think you can open the back door? I don't know. Non so che fare, ragazzi, sinceramente. Niente, chiuda. It won't open. It's locked. What do I? Of course the fucking keys are all the way over there. Allora, vediamo un po'. C'è il tubo? Punto S, non mi libero, ragazzi. Can you try and open this vent? Yes. È l'unica. Ah, minchia. Don't worry. Vacca, dai. We'll figure something out. Daniel, do you see anybody? No, I don't see anybody. Hurry. I'm trying. Lo so, è che. Ok, proviamo ad avvicinarci così, perfetto. Right. Niente. I need something to break this shit. Quindi un attrezzo. Okay, come fa ad avere un attrezzo? I see some keys, but I can't reach them. Maybe I can get them if I can pry this pipe off the wall. Can you find some kind of tool out there? I don't know where one is. La lima sul banco da lavoro. I think I saw a big file thing in the workshop with all those bear sculptures. I know you can find it. Okay, I'll try. Dai, Sean, dai. Sean, okay. I found something. Perfetto, dammelo, dammelo. Is this what you wanted? This is it. You rule, Daniel. Perfetto. Stacchiamo sto cavolo di coso. Come on. Let's do this. Forza, premi ripetutamente. Ok, forza, Sean. Oh. Yes. Good job, bro. Vai avanti con L, perfetto. Dobbiamo spostare sto cavolo di divano. Forza e coraggio, meno male che non è pesante.
Oh, Sean? Che impresa. Che? What's going on? Okay. I'm trying to get that. Ce la faccio? Non lo so, eh. No. Come on, you mother. Yes. Sì, ma score. Con le mani legate la vedo comunque dura, figlio mio, eh. Did you do it? Here, here. Come on. Okay. Hold on. Come on. Yes. Sean. Shh. Oh god. I was so scared. Silenzio. Lo so. What happened to your face? That old bastard happened. Okay. We need to cut this off fast. How about these? Dude, you're Brock. Perfetto. Did that asshole see you? No way. Die. I'm invisible. Yeah, you are. Okay. Now we gotta get my stuff and go. Che cavolo! Daniel, what happened? What did you do? I don't know what happened. It's okay. You're safe now. Dire che la rubiamo, ragazzi, a sto punto, scusate, visto che ci siamo. You ecco fucking qua. Little minchia, your brother going to jail for the rest of your life. The hell with you. E molla. No, corri. Get the fuck off me, bitch. Non run, voglio Daniel. che mi accusi pure di averlo picchiato, ragazzi. Shit. Come on. Guarda, ha preso qualcosa Daniel. Shit. Madonna, ci si mette pure la pioggia. Where are we going? Sean! Watch out! Over there. Let's go. I don't know. Doing out here, man? You almost scared the shit out of me. Scared. You guys okay? No. That asshole at the gas station. You're fucking crazy. He tied me up in his back office. I swear. Dude, say no more. I believe you. Okay? Shit's crazy out in the woods. Get in. You too. Grazie. Hurry up before he catches us. Che gentile. Grande, grazie. Ci ha salvato il culo, ragazzi. Ok, allora, è successo insomma qualcosa di abbastanza pesante, tra virgolette, nel senso che il tipo comunque si è sentito in diritto di imprigionarlo all'interno del proprio studio e di picchiarlo. Credo sia una denuncia, ragazzi, razzista comunque, ovviamente, sempre sulla questione che vi dicevo. In ogni caso, vabbè, c'è stato questo tipo che ci ha aiutati e vedremo cosa succederà la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!